Questo 2022 si sta rivelando un vero anno nero per i mercati finanziari. In questo video andiamo a vedere come investire nel migliore dei modi nel mese di luglio. Stiamo vivendo veramente un momento molto difficile sui mercati finanziari, 6 mesi quasi da incubo, azioni giù, obbligazioni a picco, insomma investitori veramente disorientati, non sanno più come muoversi all'interno di questi mercati. Allora mi sono deciso, ho detto va bene, perché non dare una mano a un po' di investitori che tanto ci seguono e andiamo a vedere un pochettino dopo questi primi 6 mesi dell'anno, tiriamo un po' le righe, facciamo un po' le somme, vediamo a che punto siamo e cerchiamo di capire come investire nel migliore dei modi nel mese di luglio o comunque durante l'estate. Ovviamente video molto difficile questo, voi lo sapete, andare a prevedere i mercati probabilmente è uno degli errori che più investitori fanno. In questo video non cercherò di andare a prevedere, andremo a fare magari delle stime, ma soprattutto andremo a vedere qual è la situazione attuale e cosa conviene fare in queste situazioni. Infatti, se da una parte è giusto non poter prevedere i mercati perché sarebbe un'illusione, nessuno ce la fa, ok? Nessuno ce la fa, dall'altra parte ovviamente è anche sbagliato chiudere gli occhi e non andare a fare delle analisi approfondite per cercare di capire, perlomeno di interpretare quello che è successo e quello che sta succedendo e capire a livello probabilistico tutti questi avvenimenti dove ci porteranno. Insomma, detto in modo abbastanza semplice, cercare di ritrovare un po' la bussola in questi mercati finanziari molto complicati. E come sapete il nostro obiettivo è sempre quello di aiutarvi, quindi in questo caso abbiamo visto veramente tanto sconforto, tante domande di tanti di voi che non sanno bene cosa fare in questo momento. Nel video di oggi cercheremo di dare risposta a tante di queste domande. Anche perché è vero che quest'anno si sta rilevando un anno veramente complicato, veramente difficile. Tanti portafogli, anzi praticamente tutti i portafogli da gennaio ad oggi sono in territorio negativo e anzi questo dico è normale, anzi chi mi sta seguendo è in territorio positivo e o fa trading e allora è un altro lavoro, ok? Anzi, con l'aumento della volatilità un po' di operazioni interessanti ci possono essere state, ma dall'altra parte per chi fa investimento passivo e da gennaio ad oggi ha un rendimento positivo, faccio una provocazione, ma state attenti, ok? Come è possibile oggi avere un rendimento positivo? Vuol dire che sono state fatte delle scommesse che magari hanno pagato nel breve periodo, ma che nel lungo in genere sono inefficienti. Quindi attenzione, per assurdo, se avete un rendimento positivo da inizio anno ad oggi. Chiusa parentesi. Comunque, anno difficile questo, è vero, ma dall'altra parte dobbiamo considerare che arrivavamo da un 2021 strepitoso. Un 2020 che nonostante il Covid abbiamo chiuso l'anno in positivo e un 2019 altrettanto strepitoso, anzi ancora più strepitoso del 2021. Quindi arriviamo da 3 anni veramente molto interessanti. L'ultimo anno difficile, tra virgolette, era stato il 2018, non difficile perché ci sono state grosse perdite, anzi le perdite erano abbastanza contenute tra lo 0 e il meno 5%, insomma su portafogli diversificati, ma perché anche nel 2019 azionario aveva chiuso l'anno un po' in discesa, l'obbligazionario ha sofferto, quindi ecco che entrambe queste due grandi asset class non avevano ripagato i portafogli e gli investimenti. Però appunto dal 2019, praticamente al 2020, il mercato ha fatto veramente un grande balzo in avanti e quindi ci sta un anno di riflessione, mettiamola così, anche se l'anno non è ancora finito, quindi siamo solo a 6 mesi, nulla vieta che il 2022 magari chiude anche in territorio positivo, nessuno lo può sapere nonostante le difficoltà del caso. Però questo per dire che attenzione, perché 2022 ci sta anno negativo. Ma la cosa veramente grave, che voglio dire proprio all'inizio di questo video, è se mi sono mangiato nel 2022, se mi sto mangiando parte delle performance del 2021, allora ci può stare un ritracciamento di mercato per poi magari riprendere la rincorsa. Ma vediamo veramente tanti portafogli che, arrivati a questo punto, si sono mangiati non magari 6 mesi di rendimento, un anno di rendimento, ma sono tornati a anni incredibili, cioè sono ritornati alle performance del 2016, 2015, 2014, quindi vediamo clienti che si sono mangiati 5 anni, 10 anni di rendimento e questo per noi è una cosa assolutamente inaccettabile. Questi risultati vogliono dire una cosa principale, che il portafoglio di investimento nella quale sono investiti è assolutamente inefficiente.
Quindi mi raccomando, se anche tu sei in questa situazione, sappi che possiamo aiutarti a recuperare le perdite e a rendere efficiente una volta per tutte il tuo portafoglio di investimento. Come fare? Molto semplice, ti lascio come sempre il link in descrizione per richiedere un'analisi gratuita del tuo portafoglio, tuo o di chi conosci, ok? Faccio questo appello ultimamente perché so che tanti di voi ci seguono da parecchio tempo, ma tanti altri no. Quindi se conoscete qualcuno che magari sta vivendo un periodo di difficoltà, ecco che possiamo essergli d'aiuto. Quindi cliccate sul link in descrizione, compilate il form e verrete contattati direttamente da uno dei nostri consulenti finanziari indipendenti iscritti all'albo, pronti a essere a vostra disposizione. Ok, cosa andiamo a vedere in questo video? Io farei una prima panoramica dei mercati, quindi andiamo a vedere un po' in che situazione sono i mercati a livello globale, quindi mercato azionario, mercato obbligazionario, la situazione dell'oro e delle materie prime, molto interessante in questo periodo storico, e uno sguardo alle valute, compreso anche il Bitcoin, che anche il Bitcoin sta facendo dei movimenti abbastanza interessanti, ahimè in negativo. E come sempre alla fine vi dirò un po' la mia, quindi andremo a cercare di capire, dopo aver fatto una panoramica iniziale, qual è il modo giusto di investire durante il mese di luglio o comunque in questo periodo estivo, dopo sei mesi fatti in questo modo. Quindi mi raccomando, rimani fino alla fine del video, così almeno potrai commentare, voglio sapere se poi sarai d'accordo con me con le analisi che andrò a fare. Partiamo da una breve descrizione del mercato azionario. Il mercato azionario sta vivendo da inizio anno un bel ritracciamento, non si può negare, quindi stiamo parlando di un azionario globale che ha toccato anche minimi intorno al meno 15, meno 20%, e l'indice S&P 500, quindi il più grande indice americano azionario, ha toccato punte fino al meno 24%. Quindi non si può negare che siano contrazioni abbastanza rilevanti, quindi il mercato azionario non se la sta passando poi così tanto bene. Però attenzione, dopo tre anni come quelli che abbiamo appena passato, e se vogliamo dare uno sguardo ancora un po' più di lungo periodo, dal 2009 praticamente ad oggi, non ci sono mai state grandi crisi finanziarie, quindi solo grandi ritracciamenti che hanno poi riportato le quotazioni sui massimi storici. Ecco, secondo me ad oggi siamo ancora in una fase del genere, quindi le persone che mi dicono attenzione, il mercato azionario è crollato, è una grande opportunità di ingresso, secondo il mio modo di vedere non è così. Poi, detto che il mercato può riprendersi anche da domani, però la situazione è abbastanza complicata, lo ripeto, oggi non voglio fare previsioni, però ecco, non vedo il mercato azionario in una enorme crisi dove si può andare a comprare a prezzi stracciati, quindi i prezzi stanno tornando interessanti, quello sì. Ma ricordiamoci che nel 2008 il drawdown, quindi la discesa massima di questi indici azionari, ha toccato anche punte al meno 55, meno 60%. E in questo grafico cosa vediamo? Vediamo proprio che praticamente ogni anno il mercato azionario può vivere dei momenti di discesa, di drawdown, no? Quindi questo è uno di quelli, chiaramente. Ora sta a noi vedere se il mercato azionario continuerà a scendere. È chiaro, se arriviamo a discese intorno al 35-40-45%, lì sì, a livello statistico, attenzione, a livello statistico si potrebbe parlare di opportunità di ingresso a prezzi veramente stracciati. Ad oggi io non parlo di prezzi stracciati, i prezzi iniziano a essere interessanti, quindi è chiaro che se io vado a investire sul mercato azionario lo sto facendo con un orizzonte temporale almeno di medio-lungo periodo, e quindi è chiaro che a prezzi di questo livello, a 5-10 anni, meglio ancora 15 anni, io non ho la garanzia, ma ho la statistica sicuramente a mio favore che i prezzi saranno più alti rispetto ai livelli attuali. Quindi per quanto riguarda il mercato azionario, secondo il mio punto di vista, non è un'opportunità storica da assolutamente non perdere e da vendere la casa per mettere i soldi nel mercato azionario. Ecco, questo magari lo sconsiglio, però ripeto, rispetto a sei mesi fa il mercato azionario ha dei prezzi molto più interessanti, quindi può essere un'opportunità di acquisto a prezzi interessanti. Chiaro, non è l'opportunità della vita. E perché non è l'opportunità della vita? Perché chiaramente in caso di una forte recessione, che è un po' lo spauracchio che abbiamo tutti in questo periodo, è chiaro che il mercato azionario potrebbe scendere ancora di più rispetto ai livelli attuali. Passando invece al mondo delle obbligazioni, la situazione è leggermente diversa, cioè anche nel mondo delle obbligazioni abbiamo avuto una discesa molto importante da inizio anno. Ma questa discesa, a mio modo di vedere, non è un semplice ritracciamento di un mercato obbligazionario che era ai massimi storici.
e aveva toccato tassi veramente ridicoli, no? Anzi, ormai è da un po' di anni che viaggiamo a tassi negativi. Ecco, da inizio anno c'è stato un rialzo dei tassi che, a mio modo di vedere, è stato abbastanza spaventoso, nel senso che un rialzo dei tassi così violento e in così poco tempo io non lo ricordo. E questo ovviamente ha portato l'obbligazionario ad avere una perdita come non si vedeva negli ultimi 50 anni, nell'ultimo secolo. Anche da questo grafico, report di JP Morgan, vediamo che un drawdown come quello che stiamo vivendo da inizio anno non era mai successo dagli anni 70 ad oggi. E quindi, a mio modo di vedere, ecco, l'obbligazionario sta iniziando a diventare una grande opportunità. Ovviamente il mercato obbligazionario è diverso dal mercato azionario, quindi i tassi sono saliti. Oggi investire nel mercato obbligazionario mi ne remunera di più, quindi chiaramente dipende dalla tipologia anche di obbligazione che andrò a inserire in portafoglio. Sappiamo che ci sono quelle governative, quindi legate agli stati, ci sono quelle corporate legate alle aziende, e ovviamente anche all'interno delle aziende si diversifica che cosa? Quelle investment grade, quindi a basso rischio sostanzialmente, che rendono un po' di meno, ma sono aziende solide. Dall'altra parte abbiamo le aziende high yield, cioè alto rendimento ma ovviamente ad alto rischio, cioè aziende che insomma sono un po' traballanti, che offrono un gran bel rendimento, però dall'altra parte ho anche il rischio emittente che a scadenza magari l'azienda non c'è più, è saltata, e quindi non mi ritorna il capitale investito. Quindi anche all'interno di questi mercati il mio consiglio è di investire in modo assolutamente diversificato. Però ecco che un aumento così dei tassi ha fatto precipitare i prezzi. E oggi sono sincero, andare a investire qualche quattrino all'interno di questi mercati dopo una discesa che a memoria d'uomo non se la ricorda, è chiaro che può essere una vera opportunità. Se non altro, io so che nel mercato obbligazionario, se io oggi compro un'obbligazione, anzi facciamo un fondo obbligazionario, un ETF obbligazionario con una duration a 5-6 anni, fatto magari di corporate, di aziende, ok, di emittenti aziendali, che mi offrono un rendimento del 3,5%, io so che tra 5-6 anni io questo rendimento me lo sono andato a prendere. Poi è chiaro che se i tassi continueranno a salire, io da questo rendimento dovrò decurtare ovviamente questo piccolo rialzo dei tassi, ma avrò comunque un rendimento positivo. Chiaramente se i tassi invece ritorneranno ad abbassarsi, io aggiungerò a questo rendimento, che ripeto un 3, un 3,5 all'anno, che può essere il corporate europeo di oggi, ecco, andrò ad aggiungere anche l'apprezzarsi, il riapprezzarsi delle obbligazioni con un piccolo ribasso dei tassi. E questo potrebbe essere veramente manna dal cielo, anche perché, questa è una mia opinione che sicuramente verrà smentita, non lo so, ma il mondo, soprattutto parlo di America e ancora di più l'Europa, non so se è pronto ad avere dei tassi di rendimento sostanzialmente così elevati. Ok, perché dico questo? Perché ricordiamoci tutti, dal 2011 in poi i tassi sono stati volutamente messi a zero proprio per aiutare anche un po' da una parte l'economia, dall'altra parte i debiti così grossi, e sto parlando soprattutto del nostro bel debito pubblico italiano. Quindi sicuramente dei tassi così alti potrebbero essere un problema per i debiti che sono sempre più elevati anche a livello statale. Se l'inflazione verrà combattuta dalle politiche monetarie delle banche centrali, potrebbe anche essere che tra 6 mesi, un anno e mezzo, magari le banche centrali potranno dire: bene, il nemico inflazione è stato sconfitto, non c'è più. Magari abbiamo abbassato anche un po' la produttività delle aziende, magari siamo entrati addirittura in recessione. Ecco che senza un nemico e con l'economia che inizia a scricchiolare, è chiaro che le banche centrali non avrebbero alcun motivo per tenere questi tassi così elevati. Quindi uno scenario possibile potrebbe essere un riabbassamento dei tassi, che ci potrebbe portare un beneficio sugli ingressi obbligazionari che eventualmente qualcuno potrebbe fare in questa situazione. Ovviamente, signori, devo fare all'interno di questo video un bel disclaimer, quindi non sono consigli di investimento tutti quelli che stiamo dando all'interno di questo video, anche perché, voi lo sapete, io sono un consulente finanziario iscritto all'albo dei consulenti finanziari, ovviamente, e io non posso andare a fare consulenza senza conoscere la situazione personale di ognuno. Si chiama consulenza finanziaria personalizzata proprio perché, prima di dare consigli di investimento, è chiaro che bisogna andare a fare una pianificazione finanziaria basata sugli obiettivi, sul grado di rischio, sull'esperienza e sulla conoscenza del cliente che abbiamo di fronte. Quindi questo video vuole semplicemente essere un'analisi
così a freddo, dopo aver visto i primi sei mesi dell'anno, sulla situazione generale dei mercati. Quindi, concludendo sulla parte obbligazionaria, se nelle azioni sto iniziando a vedere dei prezzi abbastanza interessanti, sulle obbligazioni io direi che i prezzi sono molto molto interessanti, o più che i prezzi, i rendimenti di queste obbligazioni, rendimenti che non vedevamo almeno da un decennio. Poi è vero che arrivavamo da tassi talmente bassi che oggi non abbiamo dei tassi che non vedevamo da 100 anni, ok? 15 anni fa erano più o meno a questi livelli, però ecco, tanta strada è stata fatta e soprattutto in un tempo così breve. Potrebbe essere che nel medio periodo ci potrà essere appunto un ritracciamento di questi prezzi obbligazionari, di questi rendimenti obbligazionari, e quindi un rialzo dei prezzi. Parlando invece dell'oro, l'oro in realtà quest'anno sta abbastanza dormendo, è abbastanza laterale, quindi dopo una fiammata durante i venti di guerra, quindi durante il mese di marzo, in realtà ha ritracciato negli ultimi 2 o 3 mesi ed è lì, un po' nella terra di nessuno. Ci ha dato abbastanza rendimento negli ultimi 2 o 3 anni, quindi negli ultimi 2 o 3 anni l'oro ha fatto molto bene, però quest'anno è abbastanza laterale, quindi direi l'investimento probabilmente più neutro che abbiamo all'interno dei portafogli. Lo sappiamo, la sua funzione è quella di appunto diversificare il portafoglio, non ci sta dando grande beneficio ma neanche così maleficio, quindi è una quota che direi sono abbastanza neutrale sull'oro all'interno dei portafogli in questo momento. Bisogna invece parlare delle materie prime che durante questo inizio anno, questi primi 6 mesi, hanno fatto registrare una performance veramente eccezionale, quindi inflazione alle stelle a causa anche ovviamente dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Sappiamo, le materie prime quando c'è inflazione ovviamente vanno molto bene. Attenzione però sulle materie prime, perché? Perché nonostante abbiano fatto un ultimo periodo storico eccezionale, che anche qua a memoria d'uomo non si ha, quando sono andate così bene le materie prime non ce se lo ricorda, ma attenzione, quindi hanno fatto un rendimento pazzesco, ma a 10-15 anni sono ancora sotto rispetto ai propri massimi. Ecco perché noi sconsigliamo assolutamente l'investimento in materie prime, quindi può essere una parte speculativa del portafoglio che però non dà rendimento nel lungo periodo. Quindi non ci piace investire nelle materie prime, soprattutto oggi quando abbiamo i prezzi così tirati. Quindi ecco, se dovessi scommettere un euro, sicuramente oggi non lo metterei sulle materie prime, che ripeto, hanno fatto tanto bene nell'ultimo periodo, quindi è proprio per questo vedo difficile che continueranno a salire all'infinito, e dall'altra parte anche nel lungo periodo, ripeto, nonostante l'ultimo periodo che è stato eccezionale, sono ancora sotto i loro precedenti massimi, e lo vediamo da questo grafico. Doveroso parlare anche di Bitcoin che dopo aver toccato prezzi incredibili e aver sforato i $60,000, è ritracciato anche lui in modo molto importante. Stiamo parlando di un ritracciamento dai massimi di circa, anzi di oltre il 70%, tra il 70 e l'80%. È chiaro che il prezzo del Bitcoin rispetto ai massimi, meno 70, meno 80%, diventa sicuramente interessante. Anche in questo caso non è un'opportunità, perché? Per due motivi. Il primo, sappiamo il prezzo di Bitcoin quanto è volatile, quindi potrebbe scendere addirittura al meno 85, meno 90%, assolutamente sì. Proprio per la sua volatilità, quindi potrebbe scendere ancora e poi da lì ripartire. L'abbiamo già visto, l'ha fatto diverse volte negli ultimi 10 anni. Dall'altra parte, ricordiamolo, Bitcoin è un investimento oltre che rischioso, molto specifico. Quindi è una sorta anche qua di scommessa. È chiaro che è una scommessa per il futuro, potrebbe rivoluzionare, anzi come parzialmente ha già fatto, una sorta di rivoluzione nel nostro mondo, nell'umanità. Quindi è chiaro che potrebbe essere uno strumento interessante, l'abbiamo detto tante volte, non l'abbiamo detto solo noi. Dall'altra parte però mi raccomando, con cautela. Quindi chi volesse approcciare a questo mondo, a questo strumento in questa fase, potrebbe essere un prezzo interessante, ma mi raccomando con una percentuale estremamente ridotta del proprio portafoglio. Sto parlando di un 1-2-3% massimo, ok? Io in genere sconsiglio assolutamente di avere più del 5% del proprio patrimonio all'interno di Bitcoin. Perché? Perché se Bitcoin mi fa il 1000%, io ho fatto un per 10, quindi dal 5% diventa il 50%, molto bene, ho fatto un bel po' di soldini. Ma se dovesse domani fallire, o meglio andare a zero il valore di Bitcoin, lo vedo
comunque difficile, ma non assolutamente non impossibile, ok? Io ho perso un 5% del mio valore totale del portafoglio. Rendimento che posso avere anche in un singolo anno, quindi un anno di mercati positivi e di gestione fatta bene, ecco che posso andare a recuperarlo tranquillamente. Ecco, non ho fatto danno, un danno permanente al mio portafoglio. Infine, voglio proporvi anche il grafico di che cosa? Dell'euro-dollaro. Guardate l'euro quanto ha perso nei confronti del dollaro. Anche questo è un dato molto importante per quanto riguarda il 2022. Infatti il dollaro è eccezionalmente forte. Stiamo toccando quasi la parità. Parità che non vedevamo veramente anche qua da parecchi anni. Infatti vedete da questo grafico che il dollaro ha toccato dei massimi, quindi l'euro-dollaro ha toccato dei minimi, addirittura inferiori al periodo del 2015-16, dove il dollaro era anche in quel periodo molto forte, ma in questo momento è ancora più forte. Quindi in questo caso, no, anche qui l'abbiamo detto parecchie volte, occhio a fare investimenti hedgeati perché hanno un doppio costo e oltretutto oggi avrebbero fatto male ai portafogli. Invece il dollaro ci ha protetti relativamente su che cosa? Su tutte le obbligazioni denominate in dollaro, ma anche sulle azioni, la gran quota azionaria in genere che uno dovrebbe avere in portafoglio, che un investitore dovrebbe avere in portafoglio, è denominata in dollari e questo sicuramente ha portato beneficio al portafoglio. È chiaro che in una situazione del genere l'edgeatura potrebbe essere presa in considerazione, soprattutto, a mio modo di vedere, sui mercati obbligazionari. Ok, la Fed ha già alzato parecchio i tassi, il mercato americano ha scontato un rialzo dei tassi eccezionale da parte della Fed. È chiaro che se le stime dovessero cambiare e soprattutto l'inflazione dovesse toccare quel benedetto punto di flesso per poi venire giù, potremmo avere dei buoni rendimenti sulle obbligazioni americane. In quel caso magari il dollaro potrebbe magari indebolirsi e quindi essere esposti in modo eggiato a delle obbligazioni americane potrebbe essere una scelta interessante, se non con tutto il portafoglio obbligazionario americano, almeno iniziare ad eggiare una parte. Sul mercato azionario invece lo sapete come la pensiamo, rischio per rischio. Io il mio consiglio è quello di lasciare il cambio aperto. Questo perché il tasso di riferimento americano, della Banca Centrale Americana, è molto più alto rispetto al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea. Quindi andremo a pagare un tasso overnight che si aggiungerebbe ai costi dell'edgiatura. Oh, abbiamo fatto una bella carrellata e un bel panorama generale sulle principali asset class di investimento. Quindi praticamente sui principali mercati sulla quale è possibile investire. Siamo arrivati alla parte finale di questo video, dove secondo il mio modo di vedere è veramente la più importante. Abbiamo detto tante cose, no? Oggi abbiamo tante opportunità, quindi lo sappiamo. Quando il mercato scende, la gente ha paura, va bene, ok, è la nostra psicologia che va a farsi benedire. Dall'altra parte, in realtà, quando i prezzi scendono si vanno a creare delle opportunità di investimento. Quindi mi raccomando a chi ci segue da casa, prima regola è nervi saldi, ok? Zero paura. E la paura chiaramente quando arriva, quando io non so bene come sto gestendo, quando non ho un piano, ok? Quindi ritorno sempre al discorso della pianificazione finanziaria. Mi raccomando, è la cosa più importante da fare quando si parla di investimenti. Quindi bella carrellata sui mercati finanziari, ottimo, perfetto, tante belle nozioni che servono però veramente a poco. Meglio, devono arrivare dopo una corretta pianificazione finanziaria. Infatti a cosa servono queste analisi? Come noi le utilizziamo? Come noi consulenti finanziari all'interno della Youinvest SCF, società di consulenza finanziaria iscritta all'albo, come le utilizziamo? Le utilizziamo sulla base della pianificazione personalizzata fatta. Cioè, cosa voglio dire? Che sicuramente il portafoglio dei nostri clienti non viene basato sull'andamento dei mercati, perché nessuno, lo ripeto, lo può prevedere. Faremo solo enormi danni ai nostri clienti, quindi questo è assolutamente sconsigliato. E se avete promotori bancari che si basano sull'andamento dei mercati per farvi investire, signori, scappate, ok? O perlomeno andate a fare un check, lo vedrete, il 99,9% di voi andrà a fare questo check e vedrà che sta perdendo soldi rispetto al mercato, ok? Fate un'analisi, ultimi 5 anni, ultimi 10 anni, ma i miei investimenti come stanno andando? Sto guadagnando? Quanto sto guadagnando rispetto al mercato e rispetto al rischio preso? Mi rendo conto, potrebbe essere difficile da andarlo a capire. Siamo qua ad aiutarvi.
Quindi ve lo ricordo, link in descrizione, ci chiedete una mano, ci date il vostro portafoglio da analizzare, andiamo a vedere esattamente queste cose. Ne scoprirete delle belle sia lato efficienza, sia lato rendimenti, sia lato costi. E se fino a qualche anno fa avevate scuse, oggettivamente, quindi cioè, ma il consulente finanziario indipendente non esiste, quindi se cambio banca passo dalla padella alla brace, ok, oggi la consulenza finanziaria indipendente c'è, quindi potete avere un consiglio indipendente appunto sul vostro patrimonio, sul vostro portafoglio, quindi mi raccomando non aspettare. Quindi in conclusione, come investire a luglio? Innanzitutto partire non dal mercato ma dai propri obiettivi, dalla propria pianificazione finanziaria e sulla base dell'output, ok, il lavoro del consulente finanziario è proprio questo, è tradurre gli obiettivi del cliente in un portafoglio finanziario nel quale ci sono dei determinati pesi per ogni mercato di riferimento. Ecco, da qui, capiti quali sono questi pesi, ipotizzo 30% azionario, 60% obbligazionario, 10% di oro e così e via dicendo, è chiaro che capiti questi pesi, capite le fondamenta del portafoglio, io sulla base dell'andamento dei mercati potrò andare a aggiustare queste percentuali, ovviamente per sfruttare le opportunità che il mercato mi dà. Quindi vuol dire che, data una percentuale di portafoglio, io potrò andare a sovrapesare o sottopesare di un 5-10% massimo la mia esposizione in quel mercato rispetto alle statistiche, rispetto alle analisi che dei professionisti fanno su quei determinati mercati. Quindi, in estrema sintesi e in conclusione, mi raccomando, non fatevi fregare dall'andamento dei mercati né dalla paura, aiuto, ho sbagliato a investire, vendi tutto perché sta crollando, né dall'euforia di dire ah, sta scendendo, ci sono grandi opportunità, investo tutto, tutto in obbligazioni, tutto in azioni. È sbagliato, ok? Da dove bisogna partire? Bisogna partire da fare un piano, ok? E soprattutto poi seguire quel piano, andare a prendere delle decisioni che, se il mercato continuerà a scendere o riprenderà a salire, a me non cambia, avrò la strategia adatta sia per affrontare nuove discese che per sfruttare delle risalite. Questo è fondamentale, quindi applicare una strategia di investimento sulla base di una pianificazione fatta sulla base degli obiettivi personali. Questo è in estrema sintesi l'obiettivo di questo video, ok? Come vanno i mercati? Va bene, li guardiamo, li analizziamo, ma serve a poco se io non ho un piano di riferimento. Anzi, analizzare i mercati senza un piano di investimento, senza avere delle basi, delle fondamenta nel mio portafoglio, può portare a fare danni incredibili. Oh, quindi mi raccomando, seguite questi consigli perché possono cambiare la vostra vita, ovviamente in meglio. E voi fatemi sapere cosa ne pensate di tutto quello che ho detto, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, se basate i vostri investimenti su una pianificazione salda finanziaria basata sui vostri obiettivi, oppure investite sulla base dell'andamento dei mercati e cercate di sfruttare qualsiasi opportunità vi si presenta. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che se volete una mano da parte nostra noi siamo sempre a disposizione, basta cliccare sul link qui sotto, lasciateci dati e noi vi contatteremo per metterci a vostra disposizione. Quindi grazie dell'attenzione, mi raccomando un bel like se il video ti è piaciuto e condividilo perché tante persone potrebbero non sapere tutte queste belle cose della quale abbiamo parlato. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao!